Diocleziano riformò anche l'organizzazione dell'esercito con lo scopo fondamentale di arginare il problema dell'instabilità dei confini, che dovevano essere adeguatamente difesi dalle continue incursioni dei popoli esterni. Egli suddivise le legioni in unità più piccole. A difesa delle frontiere pose un vero e proprio esercito di confine, una sorta di milizia territoriale costituita dai limitanei, cioè dai soldati stanziati lungo le frontiere fortificate. Per rafforzare i ranghi dei limitanei, si iniziarono a reclutare i gruppi di barbari residenti presso i confini. In breve tempo, l'elemento germanico divenne preponderante nelle file dell'esercito di confine. Diocleziano creò inoltre reparti militari stanziati nelle città principali e pronti a intervenire rapidamente laddove si presentasse una minaccia. Questi reparti formavano un esercito mobile, il Comitatus. I comitatensi erano le truppe migliori, le meglio equipaggiate e le meglio pagate. Costituivano il fulcro della difesa militare dell'impero, che era sotto lo stretto controllo dello stesso Diocleziano. Le frontiere furono munite di grandiose fortificazioni e videro quasi quadruplicato il numero dei soldati posti a loro difesa. In questo modo il numero delle legioni aumentò fino a 100, con soldati effettivi previsti pari a 500.000. Ogni Augusto e ogni Cesare disponeva di un proprio esercito. Così Diocleziano pensò di aver risolto il problema del presidio, cioè della guardia e della difesa dei confini dell'impero. Quello che non aveva previsto era però che Augusti e Cesari avrebbero poi utilizzato i propri eserciti anche per farsi guerra tra loro e imporre la propria candidatura al trono imperiale. Un altro aspetto della riforma militare che sarà denso di conseguenze è rappresentato dal reclutamento di individui appartenenti a etnie barbariche, una prassi non del tutto nuova, a dire il vero, e già utilizzata in passato per rinforzare gli eserciti impegnati nella difesa dei confini, ma che la riforma di Diocleziano contribuì a consolidare, tant'è che gli storici definiscono questo fenomeno con l'espressione barbarizzazione dell'esercito. I migliori elementi dei reparti formati dai germani, slavi, asiatici che appartenevano a tribù esterne ai confini dell'impero riuscirono a scalare rapidamente la scala gerarchica fino ad approdare a ruoli di alto comando e ad inserirsi nelle élite di potere dello Stato e si giunsero a ricoprire ruoli fino ad allora riservati alle tradizionali aristocrazie.